Sulle colline romane, ai piedi dei colli del Tuscolo, sorge Villa Mondragone, la più grande villa barocca di tutta l'area romana, situata nel territorio del comune di Monteporzio Catone. La villa venne edificata sulle rovine della villa romana della famiglia dei Quintili e i lavori iniziarono nel 1567 per volere del cardinale Altemp, nipote di Pio IV. In onore della famiglia Boncompagni, il cui stemma reca un drago, la nuova villa venne chiamata Mondragone. Papa Gregorio XIII usò la villa regolarmente come residenza e qui firmò e promulgò nel 1582 la bolla Inter Gravissimas, che diede avvio al nuovo calendario gregoriano oggi diffuso in tutto il mondo. Data la sua particolare posizione, nel 1611 Galileo Galilei scelse la villa come riferimento per un'osservazione effettuata dal Gianicolo con il suo nuovo strumento, il cannocchiale. Villa Mondragone ebbe il suo massimo splendore durante l'epoca della famiglia Borghese, nel 1613, con il cardinale Scipione Borghese e il Papa Paolo V. In questo caso, a risistemare il complesso, fu chiamato il Vasanzio. Vasanzio costruì anche una seconda loggia che divise in due il giardino originario. Nel 1865 la villa venne trasformata dai gesuiti in un convitto per i figli delle classi sociali più elevate e diventò il Collegio di Mondragone. Nel 1932 Villa Mondragone fu scelta per compiere i test di una nuova tecnica di trasmissione. Guglielmo Marconi collegò la villa con la Città del Vaticano. Oggi Villa Mondragone è sede di rappresentanza e centro congressi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.